Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction. Sono qui con Steve. Ciao Steve. Ciao a tutti ragazzi. Emozioni, sensazioni, vibrazioni. Ah, è una nuova pronuncia. Prima di iniziare ragazzi, come sempre, invito tutti voi a scaricare la migliore app sul calcio, OneFootball. Ve la lascio giù in descrizione, anche perché mi è gratuita, anche perché mi è disponibile per Android e iOS e mi è anche leggera. Ah Dani, quindi è leggera perché non c'è nulla? Invece no, qui casca l'asino, è piena zeppa di foto, video e news in anteprima, così potete andare anche da vostri amici a fare i fenomeni. Fa fenomeno! Sensazioni, vibrazioni, c'è tensione. Uh-huh. C'è tensione perché questo è un turno importante, considerato che le avversarie, la Juve ha già giocato e ha perso col Napoli, e anche l'Inter è una partita comunque difficile. Comunque contro la Lazio, che anche se vincesse l'Inter comunque perde la Lazio, quindi comunque la guardi sarebbe una cosa buona. Però dobbiamo vincere. Quindi poi, stai dicendo questa partita si vince sicuro perché è facile, diciamo. Stai dicendo questo? No. È una partita importante. Ho detto è importante proprio perché rispetto alle altre lo Spezia è l'avversario più abbordabile, ma non facile. Più abbordabile? La cosa che mi rende felice è rivedere finalmente un po' di persone, di giocatori recuperati, anche se il solito forse dell'ultimo. Cazzo, fai a farti male il giorno della, cioè in teoria il giorno della partita non dovrebbe essere, fai una corsettina giusto stando attento in teoria, fai una botta al tendine, che cazzo è che si fa al tendine rotuleo? Non credo neanche di averlo io il tendine rotuleo. No, è una cosa che sviluppano solo quelli che fanno movimento, quindi. Quindi no, sto tranquillo. Pronostico time. Ma ormai incredibile, ormai incredibile. Sono un professionista ormai. Riesce ad arrivare. Oh, ma che è? Sono partiti arroganti, cazzo. Io te lo dicevo, questo Spezia rompe le balle. Oh, Gigio, cosa ha preso? Cosa ha preso Gigio? Mamma, che parata! Una volta contro di noi diventa un fenomeno e poi fa cagare tutto l'anno. Ma non rompere i coglioni, Saponara. Cazzo, ma io venuto da noi, non dobbiamo manco stoppare la palla. Cazzo, quando ci gioca contro diventa un fenomeno. Sai che non ero abituato a vederti un po' irritato? Sì, Saponara mi irrita, poi da quando è pelato mi irrita ancora di più. Ma sì, sta crapa pelata che... Ma sì. Sai che comunque tra l'altro Saponara è un giocatore davvero particolare, è una storia tutta sua. Lui non aveva nulla a che fare con il calcio professionistico, perlomeno all'inizio della sua carriera. Lavorava in Inghilterra, vicino a Manchester, ma c'era per lo più la controfigura per delle produzioni minori hollywoodiane. Faceva la controfigura ogni qualvolta serviva un uomo pelato. ma in realtà è pelato da un anno. Cosa in realtà è pelato da un anno proprio perché lui adesso con questo look ha voluto ricordare quelli che erano quei momenti felici. Da lì, insomma, la difficoltà col lavoro, uno stage non rinnovato e la passione per il calcio. Una volta si trovò a fare la controfigura per uno spot calcistico. Lo notò, guarda caso, un osservatore del City. E lo portò subito ad Empoli, squadra di Championship. Sì, bello. Rigore, dai, dateci un rigore. Niente. No, non datecelo, basta. Ora, non per fare polemica, ma è la quarta volta che entriamo in area e non ci danno un rigore. Guarda che cazzo di passaggio. Contro uno con Romagnoli. Torna Teo, zio porco. Bravo Romagna. Si arrabbia giustamente con Teo che è in ritardo. Ma più che altro quel bastone ha fatto un cambio fascia incredibile. Guarda come cazzo giocano. È vero, sta giocando una partita incredibile. Sveglia ragazzi, sveglia cazzo. Che ci stanno prendendo a pallonate. Sembra davvero una squadra di un'altra categoria, cazzo, non lo so. È comunque una partita bella rognosa questa. Sì. Ci vorrebbe quell'episodio che la metti sui binari giusti, perché sennò diventa, cioè non dico un rigore, non dico. Brutto Milan oggi. E adesso va bene tutto, ma svegliamoci, porca di qua. Allora.
provvidenziale. Bravo Gigio, bravo. Ma svegliati, porca pana. Cazzo, io non lo so, hai la possibilità di giocare titolare, non sei titolare e fai cagare. Sì, ma stai proprio dormendo, è proprio tanto. Guarda, guarda, giocare a Salamecos, ma un passaggio a Zecca, uno! No, guarda la Lotte. La Lotte sembra che giochi col cuscino di fianco, zio caro. Guarda qua, guarda, guarda qua. No. A rimorchio, a Gudelo, offre per Ricci che puzza e mette il pallone in porta maggiore. Gol fantastico dello Spezia che capitalizza al 56esimo minuto dallo scippo di Agudelo alla qualità coordinata e sincronizzata dei fraseggi in area di rigore. Maggiore trova il suo primo gol in Serie A e il vantaggio dello Spezia è meritatissimo. Obiettivamente è meritatissimo. Ma sì, ma ci stanno credendo dall'inizio. Cazzo, hanno fatto un gol rugbistico, guarda qua. Tanto l'assist poi ha fatto Romagnoli. Vabbè, quello ci ha provato a chiudere, cazzo la fa. Noi abbiamo fatto metà stagione, non puoi fare proclami e cose, cioè devi giocartele le partite. Posso capire il pressing, posso capire che non siamo brillanti fisicamente, però cazzo non puoi fare 60 minuti a difenderti con lo Spezia, che cazzo, sono quindicesimi, ci sarà anche un motivo. Cioè stasera obiettivamente stiamo dormendo. E vabbè, te Hernandez, ma passa sta cazzo di palla, hai capito che non è la sera dove devi tenerla, basta cazzo, ogni volta la perdi e fai ripartire gli avversari, porca. Ma oh, la chiama 100 volte e non la lasciano mai sta cazzo di palla. Siamo in confusione, siamo porca in confusione. Tra Romagnoli e Chiera non si capisce oggi chi. Siamo storditi, cioè veramente. Ma no, ma sei un coglione, ma sei un. Per me era anche dentro, guarda. Ma secondo me è sulla linea. Ma fanculo. Questo giocatore qui, chi dice che è da riscattare, non so che cazzo ci ha visto, perché io non ho ancora visto, a parte la partita contro il Celtic, che sono quattro pellegrini, non ho mai visto fare niente di decente. È fuori, ma è un colpo. Mamma, come se l'è rischiata. Poi si fa saltare dai come un birillo, ma non abbiamo bisogno di. Poi io ti giuro, non capisco perché non gioca Kalulu, terzino destro, quando non gioca Calabria. Cioè, ha giocato bene quelle volte che l'hanno fatto giocare. Tra l'altro terzino avrebbe meno compiti di marcatura rispetto a quando fa il centrale, mettilo. Nell'uno contro uno è più forte. È più veloce, più rapido. Più rapido e anche più preciso coi piedi, perché sto Dalotti, io francamente, anche coi piedi, non è che quando attacca gli ho mai visto fare cose eccelse. Cioè, Kalulu comunque, quando impostava da dietro, preciso, no? Fallo giocare. Adesso con tutto il bene, cioè Saponara un buon giocatore, ma se ti punta Ronaldo che cazzo fai, se ti punta Chiesa, se ti puntano quei giocatori un po' più veloci, dai, minchia, adesso li facciamo davvero diventare tutti fenomeni. Esteves cerca la palla fuori per Bastoni che trova l'angolo lontano e fa 2-0 per lo Spezia al 67esimo minuto, il primo gol in Serie A di uno spezzino come Maggiore, il primo gol in Serie A di un altro prodotto del vivaio come Bastoni, le radici dello Spezia nella settimana in cui questo club è diventato americano. Ma che cazzo di tiro ha fatto quest'altro? 2-0 meritato, 2-0 meritato, dopo il gol non si sono chiuse, hanno continuato a giocare. Bella figura di merda. Gran bella figura di merda. Ma tra l'altro Meite comunque in ritardo netto. Cioè, ma io mi chiedo, cioè io voglio dire, ha fatto un bellissimo gol, ma zio caro, ma gliel'abbiamo fatto fare anche abbastanza facile. Ma perché non gli stai attaccato? Perché non esci subito? Vabbè, non so se ce n'era anche un altro libero a sto punto e lui era in mezzo. Ho capito, però quello è al limite dell'area, non lo puoi lasciare solo libero di calciare in quel modo. Cioè, loro non ce l'hanno mai permesso. Cioè, stiamo dormendo, dai, stiamo dormendo. Poi lui sì, bravissimo, lui sì. Meritatissimo il gol, tutto quello che vuoi, però... Non ho mai avuto la sensazione di poterla pareggiare, sta partita, mai. Guarda Dalotto dove cazzo respinge! Ma io non lo voglio più vedere in campo! Ma questo non mi ha mai fatto vedere un cazzo, ma va! Siamo calmi! Coglioni! Non ne ho voglia più di vederla, ma perché non metti il cazzo di Kalulu? Facciamo vedere sto risultato, eh? 2-1, io peggio mi sento. Ah, pure.